Buonasera amiche e amici rossoneri, bentrovati sul canale YouTube ACM Style. Vi ricordo come sempre, mi raccomando, iscrizione al canale a questo, iscrizione anche all'altro canale Milan Futuro, il nuovo canale nato che parla dei ragazzi del Milan in Serie C. Pensiamo al futuro che è meglio in questo momento, secondo me. Pensiamo al futuro, pensiamo che questi ragazzi potrebbero darci un po' di soddisfazioni, visto che quelle non arrivano da altre parti. Quindi il discorso è molto semplice, bisogna sempre rispettare le distanze di sicurezza. Bisogna rispettare le distanze di sicurezza ed è quello che fa esattamente il Milan, ragazzi, in questo periodo. Il Milan rispetta le distanze di sicurezza perché si tiene distante da quelli che sono gli obiettivi, no? Però si parla sempre di distanza ridotta, c'è ancora un po' di distanza, la distanza si accorcia. Tutti gli obiettivi è così, ragazzi, tutti gli obiettivi è così. C'è sempre distanza, costantemente distanza. Io ho un po' il dente avvelenato, ormai ve ne sarete accorti, perché ve l'ho già detto anche oggi, forse anche ieri. Io do sempre fiducia, ma anche nella vita sono così, do sempre fiducia e fin quando non mi deludono, fin quando non mi dimostrano il contrario o mi fanno vedere che mi stanno prendendo in giro. Abbiamo sempre detto lasciamoli lavorare e noi li stiamo lasciando lavorare, però poi arrivati a un certo punto, ragazzi, cioè quando il tempo si dilata, quando le trattative si dilatano oltremodo, quando gli altri continuano a chiudere affari su affari, e non mi frega che parliamo di affari di poco conto o affari di tanto conto, quando gli altri cominciano a mettere una distanza importante da altre squadre, perché in questo momento, io ve l'ho già detto mille volte, in questo momento è inutile prenderci in giro, poi pensatela come volete, ma sul piano di ambizione, sul piano tecnico, sul piano di chi arriverà lì in alto, noi in questo momento siamo sicuramente distanti da Inter e Juve, ma proprio non ci piove. E attenzione, perché il Napoli anche lui sta cercando di fare il meglio possibile e sta correndo a colmare queste distanze. Vi invito ad andare a vedere il mercato della Serie A fino adesso di tutte le squadre. Molti, c'è un tabellino anche su calciomercato.com, ci sono i tabellini dei vari acquisti e cessioni. Molte entrate sono viziate comunque dai fini prestiti, questo è vero, ma in generale, se andate a guardare, la maggior parte comunque almeno due o tre acquisti li hanno fatti. Il Milan è fermo al palo, solo con Morata. Tra l'altro Morata manco è arrivato, già c'è un problema. Che poi spero sia di poco conto, perché succede che nella finale europea che la Spagna ha vinto, poi durante i festeggiamenti lui e un altro calciatore della Spagna hanno inneggiato una canzone tipo Gibilterra è spagnola, qualcosa del genere, insomma un coro forse definito politico, e la UEFA indaga. La UEFA adesso sta indagando Morata e l'altro compare che non mi ricordo il nome. Se lo sapete scrivetelo, perché non ricordo, sennò poi ve lo dico nel prossimo video. E saranno indagati la UEFA, anzi la UEFA ha deciso di aprire un fascicolo, poi magari lo chiuderà, magari no, però sempre i soliti fortunelli siamo noi, no? Quindi Morata indagato insieme al compagno di squadra, e se avessero le sanzioni non ho idea che sanzioni potrebbero anche dargli. Ma al di là di questa cavolata pazzesca, perché ormai siamo diventati tutti perbenisti, anche una canzone infastidisce, non si può fare niente. È vero, a sfondo politico magari possono essere rottura di balle, per carità, tutto quello che volete, ok? Però manco arriva, già si porta dietro un problema. Ma a parte questo, quindi dicevamo, il Milan c'ha distanze, però si parla che nelle ultime ore la distanza con Samardic è minima, c'è poca distanza. E quindi si sta per chiudere, secondo loro, no? Per Samardic, perdonatemi, per Pavlovic, perché per Samardic invece è ancora abbastanza ampia, però lui vuole il Milan, Pavlovic vuole il Milan, Fofana vuole il Milan, Fulkrug vuole il Milan. E a proposito di Fulkrug, mi racconto un'altra, perché Sahin ieri, l'attuale allenatore del Borussia, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui diceva che Fulkrug è centrale al progetto. Bene, oggi è un'altra testata, pare aver rilasciato un'altra intervista che per alcuni giornalai
è l'opposto di quello che ha detto ieri. Ma non è vero, non è vero. Imparate a leggere, imparate a analizzare. Ha detto che iniziare la stagione con quattro attaccanti come quelli che ha in rosa adesso è davvero un problema per lui, no? E quindi vuol dire, ah, allora, secondo i giornalai, quindi Fulcrug, via libera, lo prendiamo. Eh no, capocchioni belli, perché ha detto solo che sono quattro, sono troppi, ma non vuol dire che saranno Gurassino sicuro perché è appena arrivato, non vuol dire che per forza Fulcrug, perché c'è anche Mukoko, c'è anche Haller, c'è anche Malen, forse, mi pare. Quindi Haller ha fatto pena, quindi potrebbe essere indiziato. Mukoko è uno che invece potrebbe farti fruttare un po' di soldi, anche secondo me è un ottimo attaccante, lo prenderei io, lo porterei a casa in carriola domani mattina, perché Mukoko è veramente forte. Quindi non vuol dire niente quello che ha detto, cioè, questo per arrivare a dire cosa, ragazzi, che ci stanno montando tutti i giorni. Io sono stufo perché sono anni che montano intorno al Milan. Evidentemente i giornalisti hanno capito che parlare di Milan è divertente e crea hype, no? Crea appeal, crea interesse, fa vendere giornali, fa fare like sui titoli, no? E quindi parlare di Milan è una gioia per loro, perché le soap opera sono intorno al Milan, ragazzoli belli. Le soap opera nascono sempre solo intorno al Milan. Guardate gli altri, zitti, muti. Non si parla mai degli altri. Non si parla mai, però gli altri fanno i fatti. Noi tutti i giorni inseguiamo 50 giocatori e poi uno non va perché non ha preso, l'altro la distanza era troppo ampia, quell'altro chiedono troppo, improvvisamente per Fofana vogliono 35 milioni. Da 14 che il Milan avevano accettato più bonus, si arrivava quasi a 20 del Milan, improvvisamente impazziscono e il giorno dopo chiedono 35. Io non penso, non voglio credere che sia qualcuno che per Fofana in scadenza il 2025 va a spendere veramente 35 milioni. Sono da ricovero, sono da TSO, ragazzi, ma non è normale. Dov'è la verità? Qual è la verità? Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa? E questo credo che è un po' un altro sfogo anche adesso di quello che riguarda il nostro mondo, il mondo Milan. Intanto c'è un calabrone di 26 kg che mi minaccia da fuori il finestrino. Comunque, dicevo, è veramente un circo, è brutto dirlo, ma è così. Io ribadisco il concetto, il Milan non ha un peso, non ha un peso politico sportivo, mancano dei veri dirigenti che sappiano fare veramente mercato. È quello che manca a questo Milan. Manca chi sa fare le trattative, chi ha un peso politico, anche chi ha un peso di ammirazione, anche di rispetto. A me qua pare che al Milan stiamo sulle palle quasi a mezza Europa. Sembra veramente che quando c'è da fare affari con noi si atteggiano, si intesiscono, cominciano a sparare cifre folli, e non va bene perché È snervante dove essere un tifoso del Milan. Un mio amico oggi, Alessandro, che saluto, mi ha detto: io ti ammiro per il coraggio e la costanza che hai di continuare a parlare di Milan nonostante questo imbarazzante schifo. E io, Ale, ti rispondo, purtroppo la passione va oltre il male che ti fanno, no? Perché alla fine noi saremo sempre rossoneri, saremo comunque sempre milanisti, e anche se ci trattano male, anche se non ci rispettano, comunque c'è la passione, perché oggi siamo qua incazzati, domani ci faranno un bel colpo, probabilmente saremo molto felici e avanti così. Quello che è certo è che io vorrei vedere la mia squadra competitiva, io sogno di vedere comunque dei giocatori, a volte anche con nomi altisonanti, giocatori importanti, giocatori che ti rendono orgoglioso di parlare con gli altri tifosi di altre squadre e poter dire: minchietta, vai che abbiamo preso noi, no? Voi che avete preso. Invece no, devi stare sempre lì con le orecchie basse, perché loro fanno mercato, ti prendono per il culo, perché io ho tanti amici interisti, tanti amici gobbi, no? E tu non puoi reagire, tu non puoi far altro che essere accondiscendente con quello che dicono. Questo è il vero problema, l'orgoglio che dovrebbero farci sentire. Invece no, Cardinale fa gli show, viene in Italia, fa gli show dal 5, bella bro, yeah, fa vedere le maglie di quell'altro, gente di colore che io manco conosco, rapper, cantanti, Lazza, quell'altro, così. Questo è il Milan, lo show, il business show, perché sono americani, perché gli americani sono buffoni, ragazzi, gli americani vivono di buffonate, il problema è questo, gli americani vivono di buffonate,
e ci costruiscono gli show intorno e non va bene. Allora a questo punto lascia stare il Milan, fai altro. Nel calcio ci vuole anche serietà, ci vuole concretezza, ma già solo il fatto, e chiudo, e closo, già solo il fatto di aver messo comunque, ma io non ho niente contro Ibra, è stato un grande giocatore, un grande talentuoso, un grande motivatore, ma il fatto di aver messo a capo praticamente un dirigente che non ha praticamente nessun tipo di esperienza per fare quello che sta facendo, perché è un lavoro importante e permettigli di fare dei post, la calma, la quiete prima della tempesta, in macchina a fare i video così dei social, i messaggi climatici eccetera eccetera, le presentazioni comunque da Steven Seagal sulla poltrona che ti parla di noi non facciamo beneficenza, no? Tutte queste cose, dirigenti seri, dirigenti preparati, io quello voglio. Poi ci sta anche Libra, ci sta tutta la vita anche Libra, a fianco di un dirigente preparato che gli faccia mettere da parte la spacchiosità, gli faccia capire come si fa il dirigente e che questo mondo non è il mondo del calcio giocato, è un mondo diverso dove si fa il dirigente, si dirige, si è responsabili di un gruppo di persone e giocatori. È qualcosa di molto più importante che andare a fare in giro il buffone. Cioè questo è il buffone in senso buono, per carità. Il rispetto per Ibra comunque ci sarà, c'è sempre, però poi cosa rimane? Cioè il fatto che un proprietario ti metta lì un elemento come Ibra a fare un dirigente, un responsabile praticamente di tutto, perché quello è, senza un'esperienza alcuna, ti fa capire un po' il tutto, ti fa capire il tutto. Cioè noi andiamo in giro Libra, il Furlani e il Moncada, ragazzi, gli altri vanno in giro voi sapete con chi, questa è la differenza. Fatemi sapere cosa ne pensate, intanto vi auguro buon proseguimento di serata, sempre comunque Forza Milan, noi ci sentiamo domani, addio.